una magia particolare, innanzitutto perché è il teatro della mia città. Non solo, devo dire che è un teatro splendido con un'acustica meravigliosa. E ogni volta che ho avuto l'occasione di cantare, il pubblico, il palcoscenico, tutto quanto mi avvolge in un abbraccio enormemente affettuoso, quindi sono sempre molto felice di poter esibirmi nella mia città. La città di Arezzo ha accolto il 2018 con il tradizionale concerto di Capodanno nella suggestiva cornice del Teatro Petrarca, grazie ad Oida Orchestra di Arezzo diretta dal maestro Romolo Gessi, uno dei maggiori esperti del repertorio viennese in Italia. Proprio i valzer, le polche e le marce dei grandi compositori della famiglia Strauss sono state le protagoniste assolute del concerto, con la partecipazione del soprano Silvia Martinelli, che canterà unica aretina di fronte a Papa Francesco, e del tenore Luca Canonici. Bello cantare in tutti i teatri del mondo, però quelli della tua città, ora adesso io sono montevarchino, non sono di Arezzo, però insomma, siccome c'è rimasto questo teatro qui e poi è bello, grande, insomma importante, c'è una bellissima buca orchestrale, quindi insomma lo ritengo il mio teatro, ecco, anche questo. Questo concerto si inserisce in un disegno più grande che il Comune di Arezzo ha voluto pensare, organizzare per la città, che è mirato a valorizzare le risorse musicali del territorio, valorizzare questo magnifico teatro che è un luogo magico, un'acustica bellissima e è sicuramente merita di poter essere utilizzato non solo per la prosa ma anche per la musica di alto livello. Da qui l'idea appunto dei concerti sinfonici con Oida Orchestra di Arezzo, concerti che proseguiranno fino a maggio e poi anche con il festival pianistico dedicato alla memoria di Arturo Benedetti Michelangeli, quindi grande musica, musica di altissimo livello in un teatro che è la degna cornice per questo tipo di manifestazioni, per riabituare la città a venire al teatro per ascoltare della musica classica, lirica, pianistica, sinfonica, non solo spettacoli teatrali, e ci auguriamo anche poi opera lirica ovviamente, perché dopo una chiusura di un teatro, tanti anni di restauri che ha avuto la città di Arezzo, è naturale che il pubblico un po' perda l'abitudine di usufruire, di godere, di ritrovarsi in gioia e in allegria per ascoltare grande musica. Oh,